ringrazio veramente a tutti di vero cuore. È chiaro che questa bellissima giornata che mi hanno regalato gli amici Giovanni Scalia e Pino e Vito Asaro, che sono stati i promotori di questa bellissima serata, poi coadiuvati da tutti gli amici, nonché sostenitori, i miei fratelli, tutti gli amici che ci vogliono bene come sempre, ma ogni volta che facciamo una manifestazione politica gli amici si raddoppiano, si triplicano e io veramente sono veramente felice. Ringrazio tutti uno per uno per la loro voglia di partecipare e di aderire. Non ho parole per dire veramente grazie. Grazie di vero cuore a tutto il mio gruppo consigliare che mi sostiene sempre e che veramente mi vuole bene. Qua dietro a me ci sono veramente un gruppo di amici, fratelli, che veramente sono la mia forza. Grazie a loro che io politicamente oggi posso dire che siamo presenti, siamo qui e ripeto, grazie alla loro forza e alla loro volontà che mi fanno andare avanti e che non ci fermeremo più. Grazie veramente a tutti i presenti. Noi oggi stiamo inaugurando e stiamo partendo con la campagna elettorale regionale che si terrà il 25 settembre insieme alle politiche nazionali, dove sottoscritto sarà candidato, e ringrazio a tutti coloro i quali avrò personalmente il piacere di averli vicino come sempre e di votarmi. Sono un candidato, voglio rappresentare la mia città, la mia provincia. Ripeto, oggi questa è la partenza. Grazie veramente a tutti per quello che stanno facendo. Ci stiamo divertendo un po' perché la serata è bella, è calda, è estiva, ma abbiamo già parlato di politica e abbiamo parlato del mio impegno. Se sarò eletto, io vi manterrò la promessa di essere sempre la stessa persona, umile per come penso di essere, e di essere quella persona giusta per affrontare i problemi di questa città e di questa provincia. Saranno tanti, sarà difficilissimo, è chiaro che però mi voglio mettere in campo, ci voglio mettere la faccia, ci metto la faccia e grazie, ripeto, a tutti questi amici che mi sostengono. Sono veramente forti, grazie a tutti di vero cuore, ma ci vedremo appresto. Viva la Sicilia, viva la provincia di Trapani, viva Mazara del Vallo, grazie amici a tutti voi, grazie. Candidato, abbiamo un candidato. Diciamo che siamo quelli che ci siamo organizzati un po' prima rispetto agli altri, per cui la candidatura di Pietro è stata, diciamo, voluta dal tutto il gruppo consigliare dell'UDC di Mazara del Vallo, una candidatura, diciamo, di gruppo, ecco. Pietro, non sarò sicuramente io a dire chi è Pietro Marino, lo conoscete tutti. Pietro è uno che si un guerriero, è uno che ci mette la faccia in tutto quello che fa. Per cui io ringrazio tutti coloro che stasera sono intervenuti in questa piccola manifestazione di apertura di campagna elettorale. E niente, grazie a tutti. Ha detto bene la collega Enza Chirco. Siamo partiti già da un paio d'anni, se devo essere sincero, perché dal momento in cui si è costituito il gruppo in consiglio comunale, quando ancora io non ero consigliere comunale, ma lo era Antonio Colicchia, già nel 2020, si è pensati e si è lavorato dal primo momento ad una candidatura alla deputazione regionale, individuandone la persona di Pietro Marino, diciamo, il soggetto più adatto ad affrontare questa sfida. Noi, come già ha ben detto Pietro Marino, abbiamo stretto un accordo un anno fa con l'onorevole Mimmo Turano, che ci ha garantito la candidatura all'interno quindi del suo partito. Stiamo lavorando tantissimo, stiamo incontrando moltissima gente, perché quello che vogliamo fare è cercare quindi di non fare esclusivamente delle promesse, ma cercare quindi di ascoltare intanto quindi le persone e poi di agire con l'umiltà che ci contraddistingue, con l'umiltà che contraddistingue soprattutto Pietro Marino. Vorrei iniziare con una battuta: che gruppo! Noi abbiamo veramente riscoperto la voglia di fare politica, perché, come vi state accorgendo voi questa sera, questa campagna elettorale è partita all'insegna dell'entusiasmo, entusiasmo che aumenta ogni giorno. L'onda è partita, la gente è entusiasta e vi posso dire una cosa, è forse una delle più belle campagne, se non la più bella campagna elettorale, perché
quando noi proponiamo il nome di Pietro Marino non troviamo nessun tipo di ostacolo e chi fa politica mi capisce. Quindi, come ho ribadito nel precedente intervento in console, è qualcosa di straordinario. Noi abbiamo deciso di esprimere la candidatura di un uomo del popolo, che sia chiaro. Noi non abbiamo nessun tipo di mezzuccio, nessun tipo di accordo. Noi abbiamo deciso di confrontarci e ci confronteremo il giorno 25. Siamo sicuri che la città risponderà, perché c'è uno storico che parla per noi, ma soprattutto per Pietro Marino. Ho l'onore e il piacere di presentare il candidato all'elezione regionale del 25 settembre, Pietro Marino. Do la parola a Pietro. Grazie Giovanni, prima di intervenire io vi vorrei presentare il mio gruppo consigliare, Enza Chicco, Lusito, Antonio Guiglia, che è il nostro coordinatore, ma è Ilenia Quince che tra poco verrà naturalmente. Quindi prima di intervenire io e vi ringrazio di vero cuore, do la parola a Nicola Lusito, grazie. Buonasera a tutti, siamo veramente tanti questa sera. Per me è un onore, diciamo, intervenire qui a fianco all'amico Pietro, il nostro candidato alla deputazione regionale per il 25 settembre. Io conosco Pietro da un paio d'anni, mentre gli amici che ho qui a fianco da più anni. E devo ammettere che Pietro è una persona veramente, veramente forte. Dico forte perché? Perché questo aggettivo? Perché la sua determinazione, la sua concretezza, la sua rabbia politica nel senso buono del termine, fa sì che questo signore qua, questo ragazzo, riesce a raggiungere obiettivi, può raggiungere obiettivi straordinari. Oltre al fatto che comunque ha delle doti umane eccezionali, e anche delle capacità imprenditoriali notevoli, perché voi lo conoscete anche meglio di me, sapete chi è Pietro Marino, sapete chi è Pietro Marino sotto il punto di vista umano, sotto il punto di vista imprenditoriale e sotto il punto di vista politico ovviamente. Quindi io saluto nuovamente tutti voi, tutte le persone che siete qui questa sera e passo la parola alla consigliera qua Enza Chicco, che vi saluterà anche lei, poiché è una grandissima consigliera e sta facendo un ottimo lavoro ed è una grande sostenitrice anche lei, come me, del candidato Pietro Marino. Grazie, buonasera a tutti, siete veramente in tanti. Allora, io penso che già su Pietro Marino ha detto un po' tutto il mio collega Norrito. Pietro è una persona che comunque conoscete tutti, sapete che persona è. Noi abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale a livello comunale insieme, è stato un traguardo meraviglioso perché lo sapete tutti, lui è stato il secondo eletto, io sono stata la terza eletta, perché abbiamo fatto una battaglia, tra virgolette, meravigliosa insieme. Per cui io non sono sicuramente la più indicata per dire chi è Pietro Marino, lo conoscete tutti voi perché siete qua per sostenerlo. Vogliamo il nostro candidato alla Regione Sicilia, lo vogliamo fortemente e vogliamo che ci sia una persona che ci rappresenti in maniera seria e determinata. La città di Mazara del Vallo chiede a gran voce un rappresentante del popolo. E Pietro sarà sicuramente il nostro rappresentante. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io sono Antonio Guiglia, sono il coordinatore del gruppo dell'UDC. Che dire, noi siamo orgogliosi di aver espresso una candidatura di un uomo del popolo, a differenza di tutti gli altri che da almeno 30 anni fanno le promesse, scrivono gli appunti sull'agenda, però poi non si è mai fatto vedere nessuno. Qui non ve lo devo raccontare io chi è Pietro Marino, anche se lo conosco da 40 anni. Qui si è sempre dato la risposta al cittadino, alle esigenze. E poi, lasciatemelo dire, non possiamo perdere mai. Non possiamo perdere mai. Che vi siete visti, grazie. Grazie a tutti. Vi posso dire che è una cosa meravigliosa fare la campagna elettorale estiva,
non era mai successo, mi sto divertendo veramente tanto. È la prima volta che si fa una campagna elettorale, che si apre una campagna elettorale in un Lido, un bellissimo posto come questo, è qualcosa incantevole. Io ringrazio innanzitutto tutti voi presenti, siete veramente tanti. Ringrazio Giovanni con tutta la sua equipe, ringrazio Vito, ringrazio tutti coloro i quali hanno avuto questo grande piacere, questa grande voglia di organizzare questa bellissima serata. Noi ci abbiamo messo veramente poco per far riuscire questa bellissima serata. Ringrazio uno per uno i miei colleghi consiglieri comunali che mi sostengono sempre dal primo giorno che siamo stati eletti. E vi posso assicurare che non solo sono loro i sostenitori, ce ne sono altri che a breve conoscerete, ma parliamo di peso politico. Poi ognuno di voi sta dando il meglio di se stesso. E perché no? Oggi è il primo risultato di questo inizio di campagna elettorale. Il sottoscritto, sono fiero di essere stato nominato come candidato della possibile deputazione regionale. Io ci tengo a precisare che il 25 settembre si vota sia per le politiche sia per l'elezione regionale. E in questo momento nessuno sa chi può essere candidato, anche della nostra città, tutti pensano di essere candidato, candidato sì, candidato no. Noi è dall'anno scorso che siamo candidati. È chiaro che anche noi, ci tengo a precisarlo, perché per gli schemi politici nazionale e regionale, a breve sapremo quale sarà la nostra collocazione con il simbolo. È chiaro che noi abbiamo scelto come coalizione di centrodestra, non noi, ma il partito Schifani, siamo un partito di centrodestra e probabilmente domani, anzi fra qualche giorno, sapremo quale sarà ufficialmente il nostro simbolo, ma noi, Pietro Marino, è candidato alle prossime elezioni regionali. Ripeto, siamo pronti, stiamo partendo. Siete veramente tanti, cioè, vi posso soltanto ringraziare ad uno per come ho fatto lì all'entrata, perché è il modo, è l'occasione per darvi come stringere della mano. Vi conosco tutti uno per uno. Mi scuso per coloro i quali non abbiamo avuto la possibilità di invitarli. Sono convinto che domani magari qualcuno mi tirerà l'orecchio a me e ai miei amici perché non è stato invitato, ma non è che non l'abbiamo invitato, non siamo riusciti in pochi giorni, e da un giorno che abbiamo organizzato questa bellissima manifestazione, probabilmente ad arrivarci. E vi ripeto, chiedo scusa a tutti coloro i quali non siamo riusciti a contattarli, ma ci saranno altre occasioni, e perché no? Hai ragione e mi piace, questo è il mio slogan, chi ci ama ci segue. È chiaro che questo slogan sarà il nostro, il slogan della campagna elettorale. Io vi chiedo a tutti, cari amici, di votare se, quando sarà la giornata del 25, di fare il più sforzo possibile, perché si parla di elezione regionale. I candidati della nostra città non siamo 650 come le amministrative, ma forse 6, forse 7, c'è la possibilità di essere eletti. Io nella mia lista non devo arrivare primo, questo è l'accordo che abbiamo avuto con il nostro leader Mimmo Turano, perché lui ha scelto di candidarsi sia alle politiche che anche alle elezioni regionali, ma sceglierà il posto sicuro al Senato. Quindi la nostra battaglia, che battaglia si può chiamare, ma come dire, volontà politica, è quella di arrivare secondo nella nostra lista per io diventare deputato e rappresentare questa bellissima città. Se voi tutti, se insieme a noi mettiamo un po' di grinta in più, noi ragazzi vi posso assicurare che secondo ci arriviamo, perché non siamo secondi a nessuno, ma l'abbiamo dimostrato sempre, giusto? Siamo sempre arrivati primi, però anche secondi questa volta ci basta. È chiaro che c'è una grande possibilità. Questo ruolo, questo posto, chiamiamolo di politico, in tanti mazzaresi volevano, in tanti ci hanno bistrattato, ci hanno maltrattato, in tanti si sono messi in mezzo
per far sì che il Pietro Marino venisse tolto dalla lista, per me, che è chiaro, per rubarmi il posto, tra virgolette, politico. Ma vi posso assicurare che Mimmo Durano, che è il nostro leader politico dell'UDC, un anno fa a tutti noi a Palermo ci ha stretto la mano e l'ha mantenuto. Questo è quello che Pietro Marino e il gruppo ci tiene, anche noi siamo che stringiamo la mano e manteniamo. Quello che noi faremo è mantenere l'impegno che se sarò eletto, quindi saremo eletti, perché è una squadra quella, perché io sarò il deputato se Dio lo vorrà, ma con grande piacere, vi posso assicurare, e questo ve lo prometto, che l'impegno sovrano sarà indiscutibile. Qualsiasi cosa io sarò presente per difendere il nostro territorio, sarò presente per ogni evenienza e metterò il massimo del nostro impegno. Sicuramente, se poi ci sarà l'occasione, avrete modo di vedere chi è il sottoscritto e tutta la sua squadra. Non mancherà sicuramente l'impegno dovuto. Ripeto, noi siamo persone, è chiaro che tutti vi conoscete, è inutile che dire Pietro è il numero uno, è più bello, è più simpatico, perché siamo tutti amici, vi voglio bene, giusto? Quindi, ma una cosa è sicura, siamo persone oneste, lavoratori e soprattutto umili, e manteniamo le promesse, e manteniamo le promesse. Il resto ci interessa poco. Ripeto, siamo umili, presenti, e laddove c'è la possibilità di interagire con la politica, anche la politica con me, con noi presenti, si deve dare le risposte, perché siamo cocciuti, non ci arrendiamo alla prima curva, al primo ostacolo, siamo sempre pronti a lottare per la nostra amata città, che poi è chiaro che la deputazione sarà difendere anche tutta la nostra provincia. Perché la nostra elezione non sarà solo Mazara, ma tutti i 25 comuni che io mi auguro di rappresentare, e poi, perché no, avranno anche loro, i nostri amici della provincia, la possibilità di valutare noi Pietro Marino, noi gruppo e noi come deputazione. Per il resto non mi voglio dilungare, abbiamo organizzato questa piccola, chiamiamolo rinfresco, aperitivo, che per evitare giustamente affollamento. Ci sono 4 tavole che sparse per la sala e ognuno di noi può andare piano piano a prendere questo aperitivo e poi tutti insieme ci possiamo divertire ballando, divertendoci, e perché no, ripeto, mi auguro che da oggi in poi, anche se gli altri non sono pronti, ma noi siamo pronti per l'elezione, perché abbiamo anticipato tutti i tempi e l'elezione, tipo la candidatura ufficiale sarà, come dire, chiuse il 23 per le elezioni regionali e il 21 per le politiche nazionali, ma noi siamo pronti, siamo in campagna elettorale, abbiamo fatto i manifesti, probabilmente, ripeto, cari cittadini, perché ci sarà ora che se il partito decide di cambiare il simbolo, ci saranno gli avversari, ve lo dico, e sì, hanno cambiato il simbolo, l'UDC, prima l'Italia, dopo... Non l'ha deciso Pietro Marino, né Norrido, né Chirco, né Colicchia, lo sta decidendo il partito. Noi siamo dell'UDC e cosa deciderà l'UDC? Deciderà Pietro Marino. Io sono un candidato e ringrazio Mimmo Durano per aver accolto con grande piacere e grande onore la nostra offerta. Noi abbiamo chiesto a Mimmo Durano e alla politica di Mimmo Durano e dell'UDC, non vogliamo niente, vogliamo la candidatura, ci vogliamo confrontare e dimostrare ancora una volta chi siamo noi politicamente. Vogliamo metterci la faccia, questo è quello che vogliamo fare. Quindi grazie a tutti, vi voglio veramente bene, come sempre, e ogni volta che facciamo, e l'abbiamo fatto tante lezioni, sono sempre, ogni volta sempre più sbalordito. Non ho parole, siete meravigliosi, siete stupendi, grazie veramente di vero cuore. Ora divertiamoci tutti, buon divertimento a tutti, grazie.